Dinanzi a noi c'è il mare, fonte di vita, ma questo luogo evoca la tragedia dei naufragi che provocano morte. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, circa 178.500 migranti sono giunti in Europa nel corso dell'anno fino ad oggi attraverso il Mediterraneo, mentre circa 2.500 sono morti o dispersi durante il viaggio. Più di 20.000 persone sono morte sulle rotte migratorie del Mediterraneo dal 2014. Papa Francesco è stato a Marsiglia, una città costiera nella regione della Provenza, del sud della Francia, per partecipare all'incontro mediterraneo, il Rencontre Méditerranée, un incontro di una settimana tra giovani e vescovi di 30 paesi incentrato sulle questioni legate alla migrazione. Il viaggio del Papa a Marsiglia è iniziato venerdì nella Basilica di Notre-Dame de la Gare, dove ha affidato alla Vergine Maria un incontro di vescovi e giovani del Mediterraneo. Ne va della nostra sopravvivenza. Papa Francesco ha incoraggiato i 119 sacerdoti dell'Arcidiocesi di Marsiglia, che servono circa 742.000 cattolici, a prendere Maria e il suo sguardo come esempio per il loro sacerdozio. Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. L'indifferenza diviene fanatica. Una marea di popoli ha fatto. Papa Francesco ha scelto di venire a Marsiglia perché da tempo preferisce viaggiare ai margini del mondo piuttosto che nei centri di potere. Marsiglia è una città di circa 870.000 persone. È la seconda città più grande della Francia e afflitta da alcune zone di estrema povertà, da servizi sociali a rischio e dalla violenza, ma è anche una delle città più antiche e cosmopolite della Francia, un mosaico di comunità etniche e religiose prevalentemente operaie. Gli scambi intercorsi tra i popoli hanno reso il Mediterraneo culla di civiltà. Mare strapiante di tesori, il Mare Nostrum è spazio d'incontro. Ha veicolato nel mondo l'alto valore dell'essere umano, dotato di libertà, aperto alla verità e bisognoso di salvezza, che vede il mondo come una meraviglia da scoprire e un giardino da abitare, nel segno di un Dio che stringe alleanze con gli uomini. Sabato 23 settembre Papa Francesco ha detto a una conferenza interreligiosa di giovani a Marsiglia che la crisi dei migranti che si sta sviluppando nel Mediterraneo richiede una risposta collaborativa. Anche qui il Mediterraneo rispecchia il mondo, con il sud che si volge al nord, con tanti paesi in via di sviluppo, afflitti di instabilità, regimi in guerra e desertificazione che guardano a quelli benestanti. In un mondo globalizzato nel quale tutti siamo connessi, ma i divari non sono mai stati così profondi. Sabato 23, dopo il suo intervento alla conferenza dei giovani, il Papa ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron al Palais du Faro, dove hanno discusso della questione migratoria. Bonjour Marcel, bonjour la France. Decine di migliaia di fedeli sono stati invitati sabato nello stadio Vélodrome di Marsiglia. Le autorità ecclesiastiche francesi hanno stimato ci fossero nello stadio 57.000 persone per la messa. Le nostre città metropolitane e tanti paesi europei come la Francia, in cui convivono culture e religioni diverse, sono una grande sfida contro l'esasperazione dell'individualismo, contro gli egoismi e le chiusure che producono solitudine e differenza.